Dice ragazzo, figli della me, buongiorno come tutte le mattine qua in live alle 10.30 su Twitch per ascoltare i dischi che non siamo riusciti a portare sul canale principale, ma ve li riportiamo qua integrale su Twitch in diretta, poi vengono tagliati per via del copyright, ma soprattutto riportati qua su YouTube con gli highlights di tutto quello che sentiamo, giusto per tenere un piccolo archivio di tutti i dischi che abbiamo ascoltato in passato e poterveli anche rivedere. Oggi ascoltiamo l'ultimo disco di Neffa, che è molto interessante, ce lo siamo perso. Amare Amore, disco in napoletano di Neffa. Dalle piccole cose che ho sentito di spoiler c'era qualcosa di interessante, ma forse un po' troppo musica popolare napoletana, quindi magari un po' più difficile in ascolto. Non so che cosa aspettarmi, non so se i ragazzi in chat, che sono già qua in chat, lo sappiano, ma vi chiedo di lasciare un like, un commento qua sotto parlando del disco e aprendo una discussione seria, e soprattutto condividere la reaction se vi piace. A giù perso suono, fortunatamente l'abbiamo già sentita, quindi la skippiamo a pie pari. Il disco in realtà non ha fatto così tanti numeri, questa cosa mi spiace molto. Non ha fatto così tanti numeri perché è Neffa, perché non è seguito da una fascia di ragazzi più giovani, o perché il disco non è piaciuto? Punto di domanda. Ascoltiamo subito il disco, togliamo l'audio, partiamo e vediamo che cosa hanno combinato il dottor Neffa e i suoi collaboratori. Fugevo! Fugevo. Vabbè, ma se messo a fare il mio. Ten capite ten in do sang aspettano che tu vieni. Che è un bravo. Che strano. Giovanni Pellino alle macchine. Come ci ha fatto a salvare. Però non mi dispiace. Wow. Allora, poteva essere molto più pesante il pezzo, poteva essere molto più strano e strong anche. In realtà il pezzo scorre molto bene, è un pezzo tranquillo, non è un banger, non credo che ci siano pezzi banger in questo disco. Quasi R&B, con una spruzzata di jazz ogni tanto, un po' di pop, ma una roba interessante. Questo Neffa un po' così, devo ancora comprenderlo, soprattutto perché alcune parole in napoletano vengono pronunciate un po' in maniera strana e le sento un po' strane, però fondamentalmente se questo disco è su questo mood, parliamo di una vibes che mi riporta in un periodo ben preciso. Vi è mai capitato di ascoltare una canzone ed essere riportati con la mente in quel periodo preciso? Questo pezzo, con la sua voce, mi riporta esattamente a un periodo preciso della mia vita. Questa cosa ovviamente mi scatena un ricordo e mi fa empatizzare ancora di più con la traccia. Aggi perso suono lo trovate già su YouTube. Picci Re. Una trova, nata con te. Molto adulto come disco, eh? Oh! Comunque è produzione alla Tino Mancino qua. E alla I Cani, eh? Molto simile a Aurora dei Cani. Se non quasi uguale. C'è il drop, cioè. Questo drop qua è uguale, eh? Che tranquillità. Assurdo come ancora adesso riesca a tenere testa a tanta roba giovane portando il suo stile. Raga, è parallelamente, possiamo ovviamente non come lingua, possiamo accostarlo tranquillamente a un qualsiasi prodotto della parte di Napoli che sta uscendo in questo momento per quanto riguarda l'R&B, eh. Cioè potrebbe competere con Coco tranquillamente. Anche se Coco poi c'ha un suono un po' più moderno in realtà. A fianco a te. Mi aspettavo la cassa dritta. Piacere falli tra sì, affiancate pure sono a dormire. Il problema di sto pezzo è che non parte mai. No, invece a me no, Pavlov, a me questa cosa non piace, il fatto che ci sia sempre questo senso di attesa e non si arriva all'esplosione del drop, è una roba che mi lascia incompleto, ma è un parere personale, eh. So anche che ci sono metodi, anche perché adesso ne cagnate niente, forse quella è una grande intro per ne cagnate niente con Livio Cori. Yeah.
te sta ma che parla ma sti parole c'è ballo una ballo una ballo una ma che voce fa Livio Cori qua, ma che schifo era quella merda che abbiamo sentito, voglio guardami dall'occhio e dire che noi che non ci siamo mai sciuti. Chi l'ha detto a Livio Cori che la voce così era bella? No, capisco nel complesso cosa abbiano voluto fare, Forse non si sposa al 100% con i miei gusti. Pezzo prodotto da Livio Cori, Giovanni Pellino qui di Neffa e Eitaway, che io l'ho visto molte volte ma non so neanche Eitaway, ma non so come si pronunci questo nome. Interessantissimo ritornello. Per il resto è figa ma non è cazzo mio. T'aggioverè. Bello sto bassone. Vabbè, qua è diventato i Deftones. Bellissima, è bellissima. Sembra che fa, vive una vita più forte. Chi le catena una capa fa male, vive una vita più corta, una morte. Playlist Top Rap 50 italiano by Arcade Boys, Taggia Veré di Neffa, messa senza neanche nessun tipo di dubbio, subito, andiamo avanti. Sim e salve tu, vabbè non dobbiamo dire un cazzo raga, drop della Madonna, synth che entra hard style come ci ricorda il buon Barlo della Madonna, reppata finale inaspettata, interessante, anche se non è una reppata ma è una outro, che probabilmente si è divertito anche a fare e ricordare alla gente che gli devono succhiare il cazzo. La linea melodica di tutta la canzone è una linea melodica molto italiana, ma allo stesso contempo molto contemporanea con quello che è in linea in questo momento nella musica americana R&B trap soul mondiale. Quindi di che cazzo parliamo? Non so buona sta lontana te. Volevamo il pezzo banger, è arrivato il pezzo banger. Sì, questo è molto mondo nuovo. Esatto, la scelta dei suoni è molto innovativa per fare questa roba di stampo molto vecchio. Boh, le produzioni mi piacciono un sacco. Stanno su quel filone indie italiano alla I Cani, no? Questa è la seconda che mi ricorda I Cani come tipo di produzione. Questo vuol dire che è molto vicino a quel tipo di ambiente o che comunque strizza l'occhio o che comunque ha ascoltato quel genere musicale lì che andava molto negli anni scorsi. Il prossimo pezzo, Amare Amore, dà nome al disco. Trovo molto strano ogni volta che un pezzo dà nome al disco e ha un featuring all'interno. Infatti questo è il featuring con Rocco Hunt. È strano perché di solito il nome al disco si dà con un pezzo personale o con un pezzo significativo all'interno del disco. Il fatto di mettere il titolo di un pezzo in featuring, quindi renderlo così significativo, ma dare importanza tanto anche al featuring, mi suona sempre strano. Ma magari c'è dietro una motivazione che noi non sappiamo e ce l'andiamo ad ascoltare. Ah, ecco. Stamore amaro mi fa soffrire. Pura notte non era pace, non bello io non ci sta di, e ti scurtavo non so capace. Assurdo come Rocco Hunt stia bene su tutto. No raga, Rocco secondo me è un grandissimo artista. Con tutto il piano mezzo blues jazz sotto la reppata di Rocco. Col metronomo sotto, l'hai sentito? Ogni tanto sulle chiusure delle barre c'era, credo che fosse un metronomo, no? Che il click, il beep del metronomo, beep. Bella, 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 bella. Ho letto in chat un ragazzo che diceva Rocco, mi è sembrato un po' troppo moderno, confronto la classicità del pezzo. Io credo che nel 2022 il fatto di inserire degli spezzoni moderni fatti bene, che si sposino bene in un pezzo, è molto importante anche per avvicinare i ragazzi un po' più giovani a un genere che magari non ascolterebbero per quel motivo. Non ha preso Sfera Ebbasta, ha preso Rocco Hunt, che comunque è un'icona per quanto riguarda il rap campano. Questo vuol dire che hai fatto una scelta di qualità e non una scelta dettata soltanto dal marketing per vendere il pezzo. Catene. L'autotune.
Comunque sta roba è stramoderna, eh. Farappa, ne farappa. Rappa! Oh, chiama bello mo, sfatta sti mani. Lo sapevo! Fate tu, sai più lontano. Penso male dire come diventato Censu. È diventato a metà tra DJ Graf di qualche anno fa e Speaker Censu. Fusi insieme. Volevo dire due cose sull'autotune. Ho visto che c'è gente che si lamentava del fatto che c'era l'autotune. Raga, se fosse stato un disco intero con autotune avrei detto la stessa cosa. È un pezzo che strizza l'occhio a qualcosa di moderno. Va bene, va bene, perché lamentarsi di un pezzo fatto bene dopo la fine, dove alla fine ti ha anche fatto la rappata, capito? Chi se ne frega, l'autotune usato qua è usato una volta sola come strumento musicale per far rendere conto della modernità e del distacco tra gli altri pezzi. Però è gusto personale, sì sì, lo so Damian, lo so assolutamente. È come a me non piacciono delle cose, alla gente non piace altra, quindi ci sta. Però non puntiamo il dito contro una roba come l'autotune in questo momento, perché l'autotune in questo momento è semplicemente messo in una canzone e ti sta rendendo il tutto un pochettino più, tra virgolette, moderno. Saccio Capotes. Ok, qua mezza cassa dritta, vediamo dove vuole arrivare. Qua ogni volta è roba nuova, sempre prodotta da lui. Mi ricorda un gruppo italiano, ma non ricordo. Forse il Prozac più mi ricordava quella linea. Bravo Barlo, 99 con Mag mi ricordo. Allora, qualitativamente produzione non c'è niente da dire, ma il pezzo in generale non c'è niente da dire. Non mi piace tantissimo questo tipo di wave perché non sono mai stato un amante di questo genere. Questo non vuol dire che magari con un po' di melatonina in Fattanza Blu questo pezzo diventi il mio pezzo preferito, anche perché a livello di produzioni e di suoni ha una vibes molto particolare che va a prendere esattamente quel tipo di sensazioni. Bella per lui, Speranza Neffa. Gusto freddo, prodotto sempre da lui. Solo tu. E a Speranza è una vecchia che ti piglia in mano. Wow, la Speranza è una vecchia che ti prende le mani. E si ama patata posso in casa se manda posso il mano. Questa è bella bella. Oserei dire migliore del disco, nonostante io abbia messo in playlist un'altra. Migliore del disco per mood, qualità audio, qualità del testo, caratterizzata benissimo dalla sua voce. La produzione che mi ricorda della roba post-hardcore, non fatta a cazzo, fatta bene. Secondo me questa è la migliore del disco, proprio migliore del disco. Un abbraccio, è l'ultimo pezzo di Neffa che andiamo ad ascoltare oggi e poi ci salutiamo facendo le ultime conclusioni. Prima che tarda, prima che scina, prima che non si chiaste. Dammi un abbraccio, dammi soli a te. Ma che testo ha scritto? Adesso parliamoci chiaro. Vi fa innamorare Neffa alla fine? Possiamo dire che Neffa alla fine del disco ci ha fatto innamorare nuovamente di lui? È riuscito nel trick a farci riannamorare? Ci riascolteremo alcuni pezzi di questa canzone, di questo disco? Io sicuramente sì. Ho trovato due o tre pezzi che secondo me sono hit, ma non hit momentanee, sono hit. Io direi che ci possiamo salutare qua, ragazzi di YouTube, lasciate un like, un commento e fateci sapere anche qua sotto cosa ne pensate del disco voi. Ringrazio i ragazzi della chat che sono stati qua in live. Neffa, se stai guardando questa reaction e hai voglia di scambiare quattro chiacchiere con noi, sei invitato ufficialmente in una nostra live a microfono aperto. Sarebbe un onore e un piacere guardarti e parlare con te. Ragazzi, io vi saluto i ragazzi in chat, saluto i ragazzi che ci stanno guardando da YouTube. Ricordo che questa reaction verrà caricata a breve con tutti i tagli e gli highlights pronti per farvela vedere e non perdercela. Intanto vi voglio bene, un abbraccissimo a tutti quanti. Ciao, Agna!